Ciao a tutti e bentornati in una nuova video recensione. Oggi vi voglio parlare del sito di BestClay.it, l'ex sito, si chiamava Fumosoft.it o .com, non ricordo, ed è un sito che è incentrato principalmente nella vendita di paste sintetiche, quindi dal Premo al Fimo, al Cernit, a diverse marche di paste sintetiche, diverse qualità, diciamo. Erano tanto tempo che non acquistavo da loro e che in generale non acquistavo grossi quantitativi di pasta sintetica, ma siccome la sto finendo per i progetti che avete visto in un vecchio video di cui vi lascio il link nell'info box, delle ultime creazioni che ho realizzato, ho deciso di fare un acquisto e a questo giro la mia scelta è ricaduta sul Premo. Avevo già provato questa tipologia di pasta in passato, ma non avevo mai acquistata, mi era stata regalata forse un paio di panetti e ho deciso di acquistare appunto il Premo anche perché le colorazioni che aveva mi piacevano molto, soprattutto quelle Effect, e così ho deciso appunto di prenderle. Ho fatto l'ordine, se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata, il lunedì pomeriggio, sì, lunedì pomeriggio ho fatto l'acquisto e mercoledì pomeriggio mi è giunto il corriere con il pacco, quindi sono stati anche molto veloci nella spedizione perché il giorno dopo era già segnalato come spedito e mercoledì mi è arrivato, quindi velocissimi, veramente molto molto consigliato per quanto riguarda la velocità delle spedizioni e come costi sono anche abbastanza contenuti e oltre una certa soglia ci sono le spedizioni dimezzate e poi eventualmente ancora più alta la soglia gratuita. Comunque trovate tutto nelle specifiche del sito e il sito lo trovate nell'info box. Ho preso comunque due panettoni di Fimo perché non ho visto il Premo, almeno io non l'ho trovato nel sito il Premo da pacco, il pacco grosso, e ho acquistato un panetto di Fimo Soft bianco che sinceramente sentirlo così morbido dopo aver lavorato per diverso tempo dei panetti durissimi mi sembra veramente il paradiso, e poi ne ho preso uno di Fimo nero e sono questi da 350 grammi. Ecco, ho scritto qui, non so se riuscite a vederlo con, ecco, e poi qua, vabbè, questo è il numero 9, il nero, e questo è il bianco, che è il numero 0. E ho preso questi due bei panettoni. Oltretutto nel sito, una cosa molto interessante, hanno anche la sezione saldi, non propriamente saldi, ma sconti, per quanto riguarda i panetti di Fimo che superano una soglia di mesi, che sono stati invenduti e quindi abbassano il prezzo, quindi è una cosa molto, molto utile e molto furba, perché comunque chi è capace a lavorarlo con il Mix Quick, ecco il prossimo acquisto, questo qui, e ho il Fimo liquido, si può riammorbidire, la pasta è ancora comunque buona da lavorare. Lì è specificato che hanno un'età maggiore di e inferiore di, quindi vi dicono più o meno quanto tempo hanno i panetti che sono stati messi in sconto. Io comunque i panetti vecchi di Fimo fino adesso li ho sempre rivitalizzati col Mix Quick, che è questa pasta da 100 grammi che serve appunto per riammorbidire il Fimo un pochettino vecchio. Va mischiata bene con la pasta colorata perché altrimenti rimangono delle striature semitrasparenti, però aiuta molto a rivitalizzare appunto i panetti vecchi e ve lo straconsiglio. Allora, bando alle ciance, andiamo sul Premo. Allora, inviano tutti in queste, almeno se prendete un quantitativo di panetti, in queste scatoline, che sono penso quelle a cui arrivino loro, perché infatti qua c'è scritto Premo Wisteria, che è un colore, e vi faccio vedere appunto quello che ho preso. Il rosso, che non sarà mai veritiero nella fotocamera, e questo è il rosso granada, eccoli qua. Non so se riuscite a vederlo, questo è il rosso granada. Comunque sono abbastanza semplici come navigazione del sito. Poi ho preso questo giallo che è il cadmio, giallo di cadmio, un bel giallo intenso, diciamo tipo il centro delle margherite. Poi ho preso questi due colori stupendi, questo è l'ultramarine e questo invece è il periwinkle, che è il lavanda, ed è veramente molto bello. E poi sono morbidi, mi sembra veramente una pacchia lavorare questi panetti, mi sarà veramente una cosa fantastica. Poi ho preso questo lilla che è il color glicine,
è questo che è un color fucsia. Il premo, come il fimo, è in panetti da 57 grammi ed è, qua ci sono anche le specifiche di cottura, in forno a 130 gradi per 15-30 minuti. Quindi se fate cose piccole e sottili 15 minuti, se fate cose un po' più cicciotte e spesse 30 minuti. Quindi diciamo che le paste sintetiche sono più o meno simili. Poi ho preso, qua ci sono altri colori, ecco qui, ho preso due panetti di verde perché per un lavoro che devo fare me ne serviva una quantità diciamo maggiore. Questo è il verde proprio normale. Io non so, qua c'è scritto 5223, non so se effettivamente è il codice del colore. Poi ho preso il premo rosso di cadmio. Eccolo qui, questo è il 5382, l'oro che è il 5303 ed è un bell'oro ricco, non è un oro smorto o giallino, è proprio un bell'oro intenso, ecco, forse leggermente ocra come tipologia di colore. Poi ho preso il verde oliva che è un colore che mi piace tanto e che in realtà si ottiene facilmente con le paste di scarto, però l'ho voluto acquistare perché se non ho paste di scarto comunque lo utilizzo. Poi, allora, oddio, mi sta cadendo tutto. Ho preso questo che è un colore spettacolare ed è il bronzo. Io veramente questi colori qua li sto adorando. Poi ho preso, questo mi era caduto, sì, questo qui che è il graffite perlato ed è praticamente un nero satinato bellissimo con questi luccichini, è praticamente l'effetto della graffite, della mina della matita. Questo che è un altro colore bellissimo che è il denim, effetto jeans, molto bello come colore e non è neanche facile da ottenerlo miscelando altre colorazioni, quindi l'ho preso molto volentieri perché è proprio bello. L'argento, semplicissimo, ecco, questo vi faccio vedere magari la differenza dei due colori. Questi sono gli accent, non so come si dice, non mi ricordo, che sono quelli presenti, l'equivalente del Fimo Effect. Poi ho preso il rame, questo me lo aspettavo un po' più intenso, però è comunque molto bello, è un rame leggermente rosato, secondo me, non è proprio il classico rame che uno ci si aspetta, però è veramente molto bello. Poi, comunque ho preso anche un panetto di Fimo Effect, questo qui, com'è che si chiama? Granito. Sinceramente non mi piace, ma è un mio gusto, non mi piace, però comunque ha dei pallini neri e dei glitterini argentati, quindi neanche poi una cosa impossibile da realizzare in casa, però lo volevo provare, l'ho preso e tutto sommato si usa. Poi, sempre nelle altre scatoline, ecco qui, ho preso un altro giallo, questa la tiriamo via che non ci serve, un pochettino più chiaro, questo è il Sunshine 5525, che questa è la differenza tra i due. Questo è il 5572 giallo di cadmio e questo è il 5525 Sunshine. Questa è la differenza, se volete saperlo. Poi ho preso del marrone, questo è ombra, classico marrone cioccolata. Ho preso due panetti di Fimo Beige, ecco, questo non mi fa particolarmente impazzire perché è un beige nude, un beige rosatino, però semplicemente lo scalderò, lo scurirò un pochettino, cioè varierò il colore mettendo un po' di bianco e un po' di marrone per togliere questo sottotono rosato che non mi piace, effetto pelle proprio, non, mi sa di plastica, non mi piace però. Per carità, ormai è qui, non è, ovviamente non è un errore del sito, sono io che dalle foto ho visto, però lo schermo del computer a volte può ingannare e a me non piace, semplicemente un gusto personale. Poi 5063 azzurro cobalto, bellissimo anche questo, il bellissimo azzurro intenso. E poi veniamo all'ultima partita di colore, ecco qui. Ah, questo è un altro dupe dell'altro, quindi via. Allora, questo è il perla magenta, che è davvero molto bello. È un rosso fragola, tutto iridescente, come se appunto perlato, ed è veramente carino. Sono andata molto sui colori perlati, devo dire la verità, però mi girava così in questo periodo. Questo che è stupendo e
azzurro perla reale oppure pavone perla 5338 ed è veramente molto bello, anche questo ha l'effetto perlato ed iridescente, è molto bello come colore, veramente splendido, e il Fimo questi colori qua non li ha la Fimo, quindi la marca, la Staedtler, ecco. Poi ho preso l'oro vecchio, adesso se riesco a diciamo esumare l'oro che vi ho fatto vedere prima, vi faccio vedere la differenza, tutto dipende da dove è caduto, eccolo qua. Questo è l'oro normale, il dorato, che è il 5303, e questo è l'oro vecchio, che è il 5517, questa è la differenza. Uno vira un po' più al marroncino verde e uno più all'ocra. Però sono tutti e due belli, secondo me mischiandoli si ottiene un oro veramente particolare, vedrò, vi farò sapere. E poi un ultimo è l'arancione, questo è classico arancione 5033. Basta, questo è l'ultimo panetto che ho preso della Premo. Sono molto soddisfatta di colori, a parte appunto quei due che non mi piacciono, ma semplicemente un gusto personale, e quindi non c'entra niente che siano fatti più o meno male, è proprio un mio gusto. E sono curiosa veramente di lavorarlo come si deve, perché con due panetti non mi posso fare un'idea di quella che è la pasta, ma i colori mi hanno molto convinto, soprattutto questi qua effetto Ascent, quindi sono molto contenta. Vi lascio il link del sito nell'info box e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!